Buongiorno, oggi siamo con Gaddo Morpurgo, il direttore del corso di laurea in disegno industriale dell'Università degli Studi di San Marino. Qual è stato il suo percorso formativo? Il mio percorso formativo, mi sono iscritto alla Facoltà di Architettura di Venezia, che ho seguito per 5 anni, e poi mi sono occupato per un lungo periodo di urbanistica, poi di comunicazione visiva e poi alla fine di disegno industriale. Com'è nata l'idea di questo corso di laurea proprio in disegno industriale e proprio in una location così particolare come San Marino? Il rettore di San Marino stava organizzando un ampliamento dell'università e cercava di superare un'università puramente degli studi per avere un'università anche con studenti. Ha valutato che nell'ambito, diciamo, dell'Emilia, Marche, in questa zona non c'erano corsi di laurea in disegno industriale. Il disegno industriale è un periodo, è una nuova facoltà, un nuovo tipo di corso, quindi si sta partendo in tutta Italia e quindi ci ha proposto come Università di Venezia di aprire congiuntamente un corso di laurea qui a San Marino. Il nostro corso organizza diverse attività, tra queste workshop, stage anche all'estero. Come funzionano? Ne è soddisfatto? Sì, direi che è uno degli aspetti più importanti del nostro modello formativo, cioè quello di avere sia corsi teorici, che sono molto importanti, laboratori, ma anche avere esperienze con designer esterni all'università. Allora, i workshop da questo punto di vista, che noi organizziamo a settembre, che durano una settimana, sono dei momenti che ci permette di dialogare anche con professionisti per periodi brevi. Un aspetto molto importante, cui si dà una grande importanza nel nostro corso, è la manualità. Non a caso abbiamo anche un laboratorio piccolo ma molto ben fornito e ben organizzato. Perché è così importante per la progettazione? Ma per la progettazione la manualità è importante per vari aspetti. Uno, perché oggi che siamo sempre più digitali rischiamo di perdere il senso della dimensione degli oggetti e quindi avere anche capacità di costruirne dei prototipi è sempre più importante. Secondo, perché noi tendiamo a un'impostazione che sia molto legata al prodotto e quindi è un modo per poter conoscere i materiali. Abbiamo forse un piccolo laboratorio ma ben attrezzato e stiamo pianificando un grande laboratorio che verrà inaugurato nei prossimi anni. Bruno Monari, un grande designer che la nostra università apprezza molto, e ha detto, parlando del design anonimo, l'aspirazione del design è fare un prodotto che la gente userà sempre, facendo passare in secondo piano il design stesso. Cosa ne penso? Sì, che cosa ne pensa? Che fra quasi tutte le affermazioni di Bruno Monari sono ancora degli insegnamenti attualissimi. Questo è forse uno di quelli più attuali, perché viviamo un mondo in cui la firma, questo mutuato forse dall'effetto moda, la firma del design sta diventando sempre più importante, mentre invece Monari ci ricorda che è importante il rapporto che poi l'utente ha con l'oggetto, con le sue funzioni, anche con i suoi segni, con i suoi sensi, ma non con il progettista. In Italia abbiamo una grande tradizione di designer, di progettisti. Che cosa ne pensa delle nuove avanguardie e del design che si fa adesso in Italia? L'Italia ha una grande tradizione, devo dire che oggi, se la tradizione è quella che consideriamo il Made in Italy, è frutto della capacità produttiva italiana e sempre meno della capacità progettuale italiana. Credo che sia un momento in cui invece l'Italia deve pensare più a aumentare le capacità progettuali anche al limite non solo per il Made in Italy ma per le esigenze del design di tutto il mondo. Che rapporto esiste con le realtà produttive? I rapporti con le realtà produttive locali dipende molto da corso di laurea a corso di laurea. Nella situazione per esempio di Treviso, ormai dopo 12 anni c'è un rapporto molto esteso, anche perché le associazioni di categorie produttive sono fra i finanziatori. Noi siamo partiti da meno tempo, da 4 anni, e abbiamo iniziato a avere dei rapporti che si stanno dimostrando anche molto fruttiferi. Abbiamo due tipi di rapporti in piedi, uno è i tirocini che fanno i ragazzi presso le aziende, che hanno dato ottimi risultati, dal punto che quest'anno li riproponiamo con quelle aziende che hanno voluto ancora dei giovani e con altre.
E l'altra cosa, stiamo facendo dei laboratori con esigenze produttive locali o anche pubbliche, abbiamo fatto dei concorsi per gli enti pubblici, stiamo facendo un laboratorio sulla chiesa con un'azienda marchigiana, quindi stiamo cominciando a costruire un buon rapporto con la realtà produttiva locale. Qual è il punto di forza di questo corso di laurea? Ma io credo che i punti di forza del nostro corso di laurea sono essenzialmente tre. Uno è che abbiamo dei bravissimi docenti, dei grandi professionisti che vengono da varie parti d'Italia a lavorare. Secondo è che forse in questo momento in Italia siamo fra le poche corsi di laurea che hanno studenti che vengono da più parti d'Italia e quindi non è uno di quei corsi di laurea tutto sotto casa che sta un po' liceizzando le altre università italiane. Noi abbiamo studenti che vengono da varie parti d'Italia e di San Marino. Il terzo è che la dimensione di San Marino, la piccola dimensione, questo fatto quasi di stare in convento, fa sì che c'è un rapporto fra docenti e studenti, tra studenti che io ritengo fra i più alti oggi in Italia. Grazie. Prego.